Rammarico di aver perso Benevento è grande perché avremmo avuto l'opportunità di avere un'altra chance, perché poi dovevamo vincere venerdì col Südtirol. È grande, ma è molto più grande aver mantenuto la categoria, perché quella dei playoff è un qualcosa che è uscita per il merito di questi ragazzi di aver fatto più punti degli altri ed è uscita quando la settimana prima parlavamo solo di salvezza. Quindi quello era l'obiettivo della proprietà. Lo abbiamo raggiunto con 3 partite di anticipo e quello penso sia un qualcosa di molto importante per il Modena. Quell'altro poteva essere un qualcosa in più che tutti quanti abbiamo provato a prendere, ma non perdiamo di vista la difficoltà di questo campionato e quello che ha fatto questa squadra, che secondo me è molto importante. Guardando indietro, facendo un resoconto, tutto si può far meglio, sempre si può far meglio. Ci mancherebbe, errori se ne fanno, infatti, ma quello che ti ho detto prima, la consapevolezza di aver tenuto il Modena sempre tra la nona, decima, undicesima posizione, fuori dai play-out, sempre in quelle zone lì, penso che abbia fatto qualcosa di molto importante. Molte persone di calcio riconoscono questo. Esserci stati sempre con continuità, reagendo anche a momenti difficili, prendendoci tantissimi momenti di gioia. Perché, ripeto, se siamo stati sempre in centro classifica è un tutto. Vincere a Ferrara in 10 per un tempo, vincere a Parma, tutte e due dopo 50 anni, vincere a Perugia, che è stata fondamentale per la salvezza, e il Modena non aveva mai vinto. Fare le grandissime partite interne con il Cagliari, con il Genoa, promossa. Penso che abbiamo dimostrato di essere stati una squadra vera, competitiva e che ci ha messo il cuore partita per partita. È l'ultima partita che facciamo in casa davanti ai nostri tifosi. Io ci tengo veramente a finire bene, farlo con una buona prestazione e con la consapevolezza che se facciamo questo saremo tutti quanti molto, molto felici. E il Sutilo ha fatto un grande campionato. È la vera, assieme a Frosinone, non magari a quel livello, però a sorpresa del campionato, perché il Frosinone ha giocatori anche importantissimi. Il Sutilo meno conosciuti, e loro hanno fatto un campionato che nessuno pensava, onestamente. Però questi sono i campionati e le squadre che bisogna dar merito. Facciamo i complimenti reali a questa squadra, a questa proprietà, all'allenatore, ai giocatori. Sono stati bravi. Hanno interpretato qualcosa che io ho avuto la fortuna di vivere recentemente con il Pordenone, la neopromossa, mai fatto la Serie B, a arrivare quarti e giocarmi la semifinale di playoff, e anche con rammarico aggiungo. E quindi loro avranno questa motivazione, noi abbiamo quella motivazione non di far dispetti a nessun altro, aiutare Cagliari e Parma, che sono già forti di loro senza il nostro aiuto, ma per chiudere noi felici, per chiudere noi davanti ai nostri tifosi, questo ci terrei tantissimo. Speriamo che domani i ragazzi abbiano ancora qualche energia nervosa, fisica da spendere.